Teatro.online presenta Tra parentesi, intervista a Massimo Cirri. Franco Basaglia era uno spirito rivoluzionario, visionario e innovatore per la cura e l'attenzione specifica che ha dedicato all'universo delle malattie mentali e per avere chiuso i manicomi nel 1978 grazie a una legge che porta il suo nome. A Basaglia si deve la riforma del sistema di cura per il disagio mentale e la svolta nel mondo dell'assistenza ai pazienti psichiatrici. Per celebrare il centenario della nascita di questa figura storica e sociale così importante, il Teatro della Cooperativa di Milano propone fino al 13 marzo Tra parentesi, scritto e interpretato da Massimo Cirri e Peppe Dell'Acqua per la regia di Erika Rossi. E Massimo Cirri è nostro ospite qui su Teatro.online in collegamento telefonico. Benvenuto Massimo. Un piacere, un piacere. Che cosa rappresentò per l'Italia la riforma Basaglia? Ma un progresso, uno dei grandi cambiamenti culturali, concreti, operativi del Novecento. Franco Basaglia è il primo che quando entra in un manicomio lo vede, vede la vergogna, vede l'insopportabilità, l'hanno vista tutti, lui dice forse potrà esistere una società senza manicomi, e ci prova e ci riesce. Come nasce il titolo, che è molto curioso, Tra parentesi, dello spettacolo? Perché tra parentesi? Perché quando arriva nel novembre del 61 nel manicomio di Goricchia, dopo aver visto quelle cose che vede, Basaglia, che è anche un po' filosofo, ha letto molte cose di filosofia, è disallineato, per ricostruire un po' di umanità di quelle persone che non sono più persone, non lo sono giuridicamente, sono internati, non lo sono come soggettività, dice di mettere per un po' fra parentesi l'etichetta, la diagnosi. Quel signore lì etichettato come schizofrenico, lo mettiamo fra parentesi lo schizofrenico e cerchiamo di capire chi è come persona. E questo mettere fra parentesi è un atto filosofico, scientifico e anche un po' politico. È più facile per il pubblico che va a teatro capire un argomento così delicato, cioè è più facile di quanto lo sia affidandosi alle istituzioni che spesso offrono alla società un linguaggio complicato, fatto di politichese, burocratese, giornalistese? Ma in questo caso forse è più facile, perché io accompagno semplicemente Peppe Dell'Acqua, che è un giovane psichiatra che incontra Franco Basaglia all'inizio degli anni 70, poi ne prenderà il posto e dirigerà il servizio di salute mentale di Trieste. E Peppe Dell'Acqua è un narratore naturale. La narrazione è un modo per cui, dopo aver messo fra parentesi quella diagnosi, la schizofrenia, per restituire dignità alle storie, soggettività al diritto di cittadinanza. Quindi noi abbiamo solo imbottigliato Peppe Dell'Acqua, grande narratore naturale. Credo che sia più facile capire, perché stiamo in una conversazione e noi umani siamo anche un po' una conversazione. Com'è la situazione della salute mentale nel nostro paese? Beh, c'è una buona legge, bisogna vincere le resistenze della politica ad applicarla, bisogna investire di più nella salute mentale come in tutta la salute pubblica, perché il Servizio Sanitario Nazionale è un pezzo di democrazia, perché tiene tutti noi un livello di uguaglianza davanti alla malattia. E poi ci sono ancora tante psichiatrie che invece tendono a ricominciare con le diagnosi, con la distanza, con l'oggettizzazione, però abbiamo una buona legge, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice a tutti fate un po' come hanno fatto in Italia. Siamo in chiusura dell'intervista, vuole invitare il pubblico a venire a vedere Tra parentesi? E se ne avete voglia venite, c'è un grande imbottigliamento di un grande narratore. Massimo Cirri con Peppe Dell'Acqua, Tra parentesi, Teatro della Cooperativa di Milano, regia di Erika Rossi, fino al 13 marzo. Grazie Massimo. Grazie a voi, alla prossima.